Per la nostra serie 10D, oggi torniamo a parlare di grandi classici localizzati in una certa parte del mondo e quindi 10 classici della letteratura inglese dell'Ottocento. Bentrovati lettori e lettrici o benvenuti sul mio canale. Io sono Martina e oggi parliamo di grandi classici dell'Ottocento, letteratura inglese. Nei mesi precedenti vi ho proposto altri video di questo tipo, 10D, abbiamo parlato di 10 grandi classici americani, classici italiani, abbiamo parlato anche un po' di libri a tema. Oggi mi voglio concentrare sull'Inghilterra e sono particolarmente felice perché non vi nego che sono penso i miei classici preferiti in assoluto. È un'area e anche un periodo storico che amo particolarmente. Fra l'altro, la varietà dei generi che sono nati in questo periodo in Inghilterra ha dato poi vita a tantissimi spunti per la successiva letteratura mondiale. Quindi ci troviamo davanti ad un bacino tematico, culturale di grandissimo livello. Prima di cominciare, vi voglio però dire che ritorneremo a fare un 10D insieme alle pagine di Leda sabato 17, quindi prendete l'appuntamento. Sabato 17 alle 18 parleremo di 10 libri ambientati in luoghi letterari nei quali vorremmo vivere. Sarà una live, quindi come abbiamo fatto le altre volte, potremo scambiarci un po' delle opinioni, interagire, potrete giocare con noi provando a indovinare i libri che abbiamo proposto. Vi aspettiamo. Oggi però stiamo in Inghilterra e iniziamo subito con questi libri. Ne ho selezionati 10, chiaramente ci saranno dei grandi assenti. Ho voluto mettere all'interno della lista soltanto libri che io ho letto, quindi mancano magari grandi titoli, probabilmente bellissimi, che non ho ancora avuto il piacere di leggere. Sono disposti in ordine cronologico e quindi cominciamo con il primo, un romanzo del 1813 che è diventato un classico imperdibile della letteratura inglese, ossia Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Io ho questa edizione piuttosto vecchia, alla quale sono tanto affezionata perché è l'edizione nella quale ho letto questo libro per la prima volta quando avevo 14 o 15 anni, non ricordo precisamente, e nonostante sia ridotta ai minimi termini, c'è caduta pure dell'acqua e quindi le pagine sono un po' durette da sfogliare, io sono super affezionata. Ma soprattutto sono affezionata alla storia, perché? Perché è una storia che ci offre uno spaccato sulla società borghese dell'epoca, sulle priorità, sui costumi, sulle abitudini e su quello che era considerato il vivere per bene. Ma è anche un modo di affrontare le tematiche relative alle logiche e illogiche dell'amore. Al centro della storia la famiglia Bennet con le sue numerose figlie e l'obiettivo principale della signora Bennet, quello di accasare queste figlie. Siamo nel Derbyshire, una famiglia per bene che rappresenta in pieno la morale e l'ideale borghese. Un personaggio in particolare si distingue, la figura di Elizabeth Bennet, questa figlia che non vuole accettare di sposarsi per le logiche borghesi, ma per amore. E il suo rapporto complicato, tormentato con Mr. Darcy, un personaggio che all'inizio aveva etichettato come arrogante e presuntuoso, poi però la storia si complica. Fra l'altro, questo libro ha uno degli incipit più celebri della storia della letteratura, che è rimasto davvero negli annali. Inizia così: è una verità universalmente riconosciuta che un uomo scapolo in possesso di un buon patrimonio debba necessariamente avere bisogno di una moglie. E da qui poi tutta la disamina della grandissima Jane Austen, che di romanzi ne ha scritti diversi. Emma, Ragione e Sentimento, così come tanti altri, Mansfield Park, però nel mio cuore al primo posto rimane sempre Orgoglio e Pregiudizio, che ha dato poi spunto per moltissimi spin-off anche relativi ad altri ambiti, non soltanto letterari, cinematografici, super super consigliato. Poco tempo dopo, qualche anno dopo, nel 1819, una giovane scrittrice, giovanissima, 19enne, pubblicava un romanzo che avrebbe cambiato per sempre la storia della letteratura. Naturalmente vi sto parlando di Frankenstein di Mary Shelley, un romanzo che ha cambiato la storia della letteratura perché è riuscito a inserire all'interno di questa cornice gotica horror con qualche risvolto fantascientifico una riflessione
imperitura sul genere umano, sulla ambizione che l'uomo ha di superare la morte, sul rapporto fra creatore e creatura, e ciò che l'uomo può fare, dov'è effettivamente il limite, quindi le correlazioni bioetiche ancora oggi possono essere studiate grazie a questo libro. Tante volte si fa un po' confusione, si pensa che Frankenstein sia il nome della creatura, in realtà è il nome dello scienziato che dà vita appunto a questa creatura mostruosa assemblando dei pezzi di cadaveri. È il romanzo che ci fa riflettere su quale sia il limite delle azioni umane e cosa sia possibile fare per superare tale limite e se sia etico superare tale limite. Ovviamente questi sono solo degli spunti, ci sono tantissimi altri temi all'interno di questo romanzo. Questa edizione io la trovo particolarmente bella, è un'edizione Mondadori, ha così le pagine, il contorno nero, e poi mi piacciono molto perché nella parte finale ci sono delle pagine dedicate a dei confronti con altri spunti culturali che trattano gli stessi temi, quindi questi temi trattati nel mondo del cinema, in queste pagine per esempio, o delle serie TV, ancora della musica, anche della pittura, del fumetto, quindi un'edizione veramente molto molto bella. Il 1847 poi è un anno molto importante per la storia della letteratura inglese, un anno in cui due sorelle pubblicano due libri che sono destinati a segnare per sempre la storia della letteratura di questo paese. Il primo che vi voglio mostrare è Jane Eyre di Charlotte Bronte, un romanzo rimasto veramente nella storia per tanti aspetti. La protagonista è appunto Jane, che dà il nome al titolo del romanzo, un'orfana che da ragazzina viene cresciuta tra anche le violenze e il bullismo dei cugini, riesce nonostante tutto con la sua perseveranza, con la sua determinazione a studiare, a diventare un'insegnante. Viene poi assunta come istitutrice in una casa, nella casa di tale Mr. Rochester, un uomo particolarmente misterioso, per occuparsi della figlia adottiva di lui, Adele. E fra questi due personaggi si sviluppa un rapporto molto particolare, anche perché in questa casa c'è un mistero. Non vi dico nient'altro, il romanzo è piuttosto famoso, ma se non l'avete letto non vi voglio svelare di più. È un libro che parla tanto dell'epoca, ma è anche un po' un motivo per ricordare ancora una volta quanto la determinazione, lo studio, l'impegno di una persona, in questo caso di Jane, possano condurre all'autodeterminazione. Quindi è un punto di riferimento, secondo me, fondamentale per tutta una generazione di donne e ancora oggi ha moltissimo da darci. Nello stesso anno, appunto, esce anche il romanzo della sorella di Charlotte, ossia Emily, Cime Tempestose. Qualche tempo fa, se avessi fatto un 10D, sinceramente, io Cime Tempestose in questa decina non lo avrei inserito, perché la prima volta che io ho letto questo libro ho avuto una pessima reazione. Non mi è piaciuto, l'ho trovato un libro troppo ridondante, soprattutto non mi piaceva il modo in cui veniva considerato l'amore, perché a me questo libro era sempre stato presentato come un romanzo d'amore, ma non lo è. Cime Tempestose è un romanzo che parla di tutto fuorché d'amore, parla di ossessione, di rancore, di vendetta, di determinazione umana, ma esattamente al contrario di quanto accade in Jane Eyre, qui stiamo parlando di una determinazione del singolo a scapito del benessere degli altri. La storia tormentata fra Catherine e Heathcliff, i due protagonisti principali di questa storia, è soltanto uno degli aspetti che agganciano alla lettura, perché in realtà Cime Tempestose è un'analisi approfondita dell'abisso umano, dove può arrivare la passione dell'uomo quando è violenta, quando è animata dalla peggiore
delle ondate possibili. Su questo romanzo trovate nel mio canale una live perché è stato uno dei libri che abbiamo letto col gruppo di lettura l'anno scorso e grazie al gruppo di lettura e al confronto e all'occasione che mi è stata data poi di rileggerlo a distanza di anni, ho maturato un nuovo tipo di rapporto nei confronti di questo libro. Sono riuscita a rendermi conto della sua grandezza e della sua profondità perché da prima non lo avevo capito. Era stato probabilmente il momento sbagliato. Vi lascio quel video qui sopra nelle schede oppure qui sotto, sempre nell'info box. Ovviamente in una decina dedicata ai grandi classici della letteratura inglese non può mancare Dickens, che è, suppongo, il mio autore preferito, parlando proprio di questo periodo, di quest'epoca, di questa ambientazione. Io amo particolarmente Charles Dickens, molti suoi romanzi, ma per questa decina ho scelto di inserire David Copperfield. È un mattoncino, lo so, è un bel mattoncino, siamo intorno alle 900 pagine nella mia edizione, ma credetemi, vale la pena. È un romanzo bellissimo, io l'ho letto l'anno scorso, quando ho cominciato a leggerlo non sono più riuscita a uscire da questo mondo, da questa logica, mi sono affezionata tantissimo ai personaggi, che sono parecchi, quindi magari prendere qualche appunto per i nomi non fa male mentre si scrive, se avete una certa età o se avete come me ogni tanto qualche defaianza sull'onomastica dei personaggi. David Copperfield ci racconta la sua storia in prima persona, il modo in cui è nato, la sua venuta al mondo e poi tutte le difficoltà che ha dovuto subire da ragazzino quando la madre si risposa e lui subisce le angherie del patrigno e le vessazioni anche nella scuola nella quale viene mandato, ma poi pian piano si affranca e cerca di realizzare il proprio progetto, il proprio sogno nella vita, che è quello di diventare uno scrittore. Ma nel frattempo David si circonda di una serie di altri personaggi indimenticabili, ce n'è una pletora qua dentro, ve l'ho detto, fra cui uno dei miei personaggi letterari preferiti in assoluto, che è Mr. Micawber, con cui lui intraprende anche una corrispondenza epistolare spassosissima. È il classico romanzo che ti porta dentro l'atmosfera vittoriana, i tanti problemi sociali dell'epoca ai quali Dickens era molto sensibile, quindi cercava sempre di parlarne nelle sue opere. Probabilmente David Copperfield, fra tutti i suoi romanzi, è quello più autobiografico, dove in qualche modo ha anche avuto l'opportunità di parlare delle proprie esperienze di vita, dell'esperienza di lavoro che ha dovuto compiere quando era piccolissimo e è stato mandato appunto a lavorare, suo malgrado, perché il padre era stato imprigionato per debiti. Leggete Dickens, vi cambierà la vita. Vado avanti perché sennò su Dickens qui potremmo fare un corso monografico. Nel 1865 un tale signor Dodgson, un matematico, pubblica un libro decisamente sui generis. Lo pubblica con uno pseudonimo che probabilmente vi suonerà meglio, cioè Lewis Carroll, e il libro è Alice nel Paese delle Meraviglie. Anche in questo caso, pure l'edizione che vi sto mostrando è una meraviglia. Questi sono i Burr Deluxe, sono delle edizioni particolari della Burr, molto belle esteticamente, molto curate, ci sono anche delle note molto belle, fra l'altro questa è pure illustrata all'interno e ci sono delle note esplicative molto molto ricche, molto belle, che io vi consiglio, insomma, se non l'avete letto. Vi consiglio tantissimo questa edizione in particolare. Che dire su Alice nel Paese delle Meraviglie? È un romanzo famosissimo, più o meno nel nostro immaginario ormai è rientrato, ci sono dei personaggi che fanno parte del nostro immaginario anche se il libro non lo abbiamo letto. La regina, il cappellaio matto, il bianconiglio, tanti temi e tanta goliardia, perché è un libro anche molto divertente per certi versi, molto ironico per altri, è un libro che si può leggere e interpretare da tanti punti di vista. Che cos'è questo buco nel quale sprofonda Alice seguendo il coniglio bianco? E che cos'è questo paese delle meraviglie nel quale lei approda? Che cosa ci vuole portare e dove ci vuole portare? Magari ognuno di noi ha un luogo dell'immaginario denominato come personale paese delle meraviglie. Secondo me è un libro bellissimo da leggere soprattutto da adulti, anche se molto spesso è consigliato anche ai bambini, anche ai ragazzi, però da adulti si vedono molte più cose e si possono anche desumere degli aspetti che da ragazzini un po' sfuggono.
Due romanzi adesso che trattano un tema molto importante e che è stato sviluppato proprio in questi anni in Inghilterra, cioè il tema della personalità. Che cosa siamo, chi è l'essere umano e cosa c'è dentro l'essere umano? Personalità e identità, siamo solo luce o siamo luce e ombra? È tutto chiaro quello che c'è dentro di noi? Viviamo una vita d'apparenza che ci soddisfa e ci rappresenta? O nel nostro profondo ci sono delle ombre che, per quanto cerchiamo di soffocare, vuoi o non vuoi, torneranno a galla? In questi anni ci sono stati due scrittori che hanno analizzato in maniera diversa questo tema. Uno fra i due è Stevenson, autore estremamente prolifico di tanti romanzi di generi diversi, ma io sicuramente in questa lista metto Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. In questo caso non è una grandissima edizione quella che ho io, quindi non ve la consiglio particolarmente, era una di quelle edizioni che uscivano in edicola, ma dignitosa, ma insomma non particolarmente notevole. Il caso per eccellenza della personalità che è piena di ombre, di chiari e di scuri. Una persona che però è fatta di due parti che sono antitetiche, una parte di luce e una parte di buio, una parte di bene e una parte di male. La scissione totale. Nell'uomo c'è questa convivenza di elementi diversi afferenti alla sfera del bene o alla sfera del male. Quello che fa Stevenson è distinguerli nettamente, porli su due piani totalmente distinti, totalmente separati e mettere il lettore nella condizione di esprimere un proprio giudizio. È un romanzo breve o racconto lungo, quindi si legge veramente in poco tempo e secondo me è un classico da recuperare, scritto fra l'altro in un modo molto fruibile, molto elegante e molto interessante. Stesso tema, ma sviluppato in modo diverso, non può mancare qua dentro, mi pare ovvio, Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Anche a questa edizione sono molto affezionata. Questa è un'edizione Fabbri Editori, recuperata davvero tanti anni fa, quella che io ho letto da ragazzina e che ho riletto e riletto, perché per me Il ritratto di Dorian Gray è uno dei classici del cuore. Mi piace tantissimo questo libro, lo stile di scrittura, il modo in cui Oscar Wilde organizza il suo periodo e fa le sue descrizioni con questa eleganza raffinatissima. Ricordiamoci che è il padre dell'estetismo, quindi siamo dentro ad una raffinatezza linguistica senza pari, ma oltre a questo aspetto c'è anche chiaramente il tema del doppio, il doppio che viene vissuto da Dorian, questo personaggio che inizialmente è un ragazzo come tanti, un ragazzo che sembra essere appunto un tipo comune, in realtà poi si rivela molto più complesso di quello che sembra, forse anche un po' manipolato da un personaggio secondario, o non troppo secondario, comunque Lord Henry Wotton, il quale invita appunto Dorian a godere dei piaceri della vita, dimenticando tutti quei sensi di colpa che sono generati da un certo tipo di morale. Ed è così che Dorian si corrompe e comincia a compiere una serie di azioni davvero aberranti, una peggiore dell'altra, e però si mantiene sempre giovane, bello, affascinante, mentre a corrodersi, a invecchiare, a imbruttire, diventa il quadro che raffigura il suo ritratto e che è stato realizzato dal pittore Basil all'inizio del romanzo. Concludiamo con ultimi due titoli che sono due caposaldi di generi letterari diversi, perché la bellezza della letteratura inglese di questo periodo dell'Ottocento è il fatto, come vi dicevo prima, che ha dato anche origine a una serie di generi nuovi che poi sono diventati particolarmente fiorenti e tuttora sono floridi, quindi danno vita a nuovi titoli e a nuovi esperimenti. Uno fra questi, naturalmente, è Dracula di Bram Stoker. Anche questa edizione è Mondadori, come quella di Frankenstein che vi ho fatto vedere prima, sempre questa con le pagine nere e poi tutti i rimandi culturali nelle ultime pagine. Bram Stoker, autore di origine irlandese, ci racconta la storia di questo personaggio diventato leggendario, il conte Dracula.
All'inizio della storia, il protagonista, uno insomma dei personaggi principali, Jonathan Harker, un avvocato, si reca in Transilvania, quindi una regione della Romania, per mediare l'acquisto di un'abitazione di Londra che è stata effettuata da parte di questo conte, di questo nobile transilvano, appunto Dracula. Solo che appena arrivato in Transilvania capisce che intorno a questo personaggio c'è tutto un alone di mistero e anche di grande inquietudine, super. Gli abitanti del luogo cercano di distoglierlo dall'idea di arrivare nel castello. Harker lo fa comunque e la cosa poi degenera perché effettivamente il conte Dracula altro non è che un vampiro. Fra l'altro, la creatività e lo studio approfondito di Stoker, che ha lavorato moltissimo anche sulle fonti folcloristiche per scrivere questo romanzo, ci ha consegnato pure un personaggio indimenticabile, ossia Van Helsing, questo esimio professore di origine olandese, l'antagonista per eccellenza di Dracula, che poi è diventato un personaggio presente anche in tanti altri testi e film e serie TV ispirate per l'appunto alla figura di Dracula. Quindi grande libro, capolavoro del genere horror, diventato intramontabile ed è un libro inglese. Ultimo della serie, ho un po' avevo qualche dubbio all'inizio sull'ultimo libro da mettere, ma poi ho deciso che sì, andava messo, andava inserito. Per me è stata una scoperta di qualche mese fa e secondo me è un libro che rappresenta ancora una volta la varietà di generi, la creatività e l'importanza che la letteratura inglese dell'Ottocento ha avuto proprio per l'umanità. È un romanzo di genere fantascientifico di cui vi ho parlato qualche tempo fa, ossia La guerra dei mondi di Wells. Vi lascio ancora una volta il video in cui ho parlato di questo romanzo, ve lo lascio qui sopra nelle schede o sempre qui sotto. La guerra dei mondi è appunto un romanzo di genere fantascientifico in cui ci troviamo in una situazione in cui la Terra viene assalita, viene attaccata dai marziani. Gli esseri umani sono costretti a nascondersi, a fuggire, cercando di proteggersi da questa minaccia sempre più concreta, sempre più reale. È un romanzo bellissimo, scritto in modo da dare spazio a tantissime riflessioni, perché la fantascienza, prima di tutto, è un genere che ci offre la possibilità di riflettere sulla condizione dell'uomo. In particolare, questo romanzo parla di dominazione, ovviamente, ma diventa una grande allegoria di quello che gli esseri umani hanno fatto ai danni di altri esseri umani. È un'allegoria del colonialismo, un problema molto grande, una questione dibattuta, argomentata nei salotti inglesi dell'Ottocento, perché siamo nell'epoca in cui l'Inghilterra, la Gran Bretagna mette in atto un processo imperialistico su tanti paesi del mondo e quindi attraverso questo romanzo si vuole un po' riflettere su quella che è la possibilità dell'uomo di imporre la propria cultura, il proprio pensiero sugli altri attraverso l'immagine di un nemico esterno che si palesa nel nostro mondo. In realtà, sia La guerra dei mondi che Dracula, di cui vi ho parlato poco fa, sono due romanzi che, per aspetti diversi, analizzano anche il tema del diverso, dello straniero, dell'estraneo, ciò che è fuori da quello che io conosco e che può rappresentare una minaccia, ma che in realtà altro non è che un'ennesima faccia di quello che sono io. Quindi, andando a guardare nel profondo di questi romanzi, non siamo dentro a letteratura di intrattenimento, ma ha grandissimi titoli che permettono di guardarci più nel profondo. Sono libri in generale che fanno da specchio all'essere umano e ci permettono di moltiplicare, di incrementare, ma anche di approfondire la conoscenza che abbiamo di noi stessi. Fatemi sapere se vi piace la letteratura inglese dell'Ottocento, quali sono i vostri titoli preferiti, quali inserireste in una vostra decina, in una vostra cinquina, in una vostra selezione. Ci vediamo come sempre nei commenti perché mi fa piacere confrontarmi con voi. Io vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine del video e noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con un prossimo appuntamento e parlare di libri. Io vi auguro buon pomeriggio e ciao!